Siamo con Antonio Gaudioso, capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute. Dottor Gaudioso, nel corso del suo intervento al forum della SIF, lei ha parlato delle sfide che ci attendono nella riorganizzazione e il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Sì, sono tante sfide quelle che ci attendono, soprattutto perché vogliamo portare avanti un modello riformista. Il DM71 è un pezzo molto importante, ma non è l'unico. Abbiamo oltre 600 milioni di investimento che riguardano i fondi per la coesione, che saranno utilizzati per la lotta alle disuguaglianze nel sud del nostro paese, con ad esempio nuovi strumenti che saranno messi a disposizione dei cittadini, ad esempio per il recupero degli screening oncologici che non sono stati fatti. Abbiamo molte cose su cui stiamo lavorando in questo momento, ma l'elemento che mette tutto insieme è il tentativo di dare gambe e braccia a questa strategia di garanzia di servizi di prossimità che per noi è fondamentale. Abbiamo detto in tante occasioni che il cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale si sarebbe dimostrato tale se partiva dai bisogni delle persone. La nostra sfida con il DM71 e con tutto ciò che a questo è collegato è di dare delle risposte concrete partendo esattamente da questo. Ecco, lei parlava appunto di servizi di prossimità. In questo contesto si inserisce appunto il PNRR. Qual è l'impatto che potrà avere? Beh, è un impatto molto grande, perché all'interno della riforma dei servizi territoriali non ci sono solo ospedali di comunità, case di comunità, che sono anche fisicamente identificabili come degli spazi dove può essere garantito il rafforzamento dei servizi di salute ai cittadini, ma anche un'altra parte fondamentale, che è tutto ciò che riguarda il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, che per quanto ci riguarda è uno degli obiettivi principali della nostra azione per i prossimi mesi, e dall'altra parte anche della valorizzazione della messa in rete dei medici di famiglia, che avranno un ruolo fondamentale, delle farmacie di comunità, degli infermieri di comunità e di tutti quei professionisti che saranno in qualche modo gli SPOC garanti di quei percorsi di prossimità a cui noi teniamo tanto. Ecco, inoltre lei ha annunciato anche di proporre di mantenere la ricetta dematerializzata anche oltre quest'anno, giusto? Assolutamente sì, l'obiettivo è far sì che rispetto alle cose che sono accadute negli ultimi 2 anni possiamo mettere in fila quei provvedimenti che abbiamo dovuto adottare in condizioni di emergenza, ma che hanno semplificato l'accesso ai servizi sanitari per quanto riguarda i cittadini, così come tutto ciò che ha semplificato il lavoro anche delle imprese e della comunità scientifica. Questo percorso di semplificazione, che direi quasi di umanizzazione per quanto riguarda il rapporto tra cittadini e amministrazione, è un altro degli elementi su cui ci stiamo concentrando, per cui se ci sono state anche in una situazione di difficoltà delle cose che hanno cambiato in meglio la vita delle persone, non possiamo ritornare a come stavamo prima, anzi devono essere un prezioso ricordo di come il servizio può cambiare in meglio. Grazie. Grazie a voi.